Il presidente della Giunta, Sergio Chiamparino, su richiesta delle opposizioni, è intervenuto in aula sulle ricadute della legge di stabilità sugli enti locali. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il piano sulla programmazione della rete scolastica per l'anno 2016-2017. Il documento fissa indirizzi e criteri generali per le scuole piemontesi e per i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. In occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate il 4 novembre, l'Assemblea Legislativa ha partecipato con il Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus alla cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Castello a Torino. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Forno di Coazze, alla Fossa Comune e all'ossario dei caduti della Resistenza dell'Alta Val Sangone. Durante la cerimonia sono stati letti i nomi dei caduti ed è posta una corona di alloro. Un convegno e una mostra in Senato per ricordare nel bicentenario della nascita Antonio Michele Azzucco. Inventò l'omonima macchina per fonostenografare che viene utilizzata ancora oggi in molte assemblee elettive per trascrivere gli interventi nel corso delle sedute. Oltre 50 aziende e start-up partecipano il 20 e 21 novembre all'Ingotto Fiere al Wearable Tech Torino. Organizzata dagli studenti del Politecnico con la Consulta Giovani, è la prima fiera in Europa dedicata alle tecnologie indossabili. Presentata a Palazzo Lascaris la campagna Uniti contro lo spreco, per la ridistribuzione delle eccedenze di cibo. Illustrati il progetto della Regione Una buona occasione e la recente legge regionale per il recupero e la valorizzazione dei beni invenduti.